Per iniziare, io ti devo dire una cosa importantissima, perché parlo a non mi vedi? Allora, Se sei d'accordo che la diretta inizia qui e poi ci spostiamo su Twitch. noi possiamo andare dove vuoi, Pussidose. Però Era importante che iniziavamo qua su Instagram, perché, ripeto, parlo a nome di tutti i miei fans, e avevamo due domande importanti da fare. È inutile che ridi, Pussy. È inutile che ridi. Allora, io ho visto un video che girava su YouTube, Pussy, che tu commentavi il mio album dicendo che faceva cagare. Allora, ora, a nome di tutti i miei fans, voglio che ce lo dici qua in faccia che il nostro album fa cagare, Pussidose. E come mai? Dimmelo. Allora, io ribadisco che il tuo album fa cagare. Allora, Pussidose, io non so se hai visto cosa ho combinato a Pussiluma, che anche lui faceva la Pussi come te. Allora, te lo ripeto ancora, hai l'occasione di cambiare idea. Puoi cambiare idea. Ce lo dici in faccia se il nostro album fa cagare o il migliore album di sempre. Puoi cambiare idea. Ultima occasione, Pussi. Ma cos'è che hai fatto a Ilias Maluma? Intanto voglio saperlo. Cos'è successo a Ilias Maluma? Allora, Pussiluma faceva, il grande con noi, ci rubava le canzoni, tutto quanto, e lo siamo andati a prendere a Milano. Lo siamo andati a prendere a Milano. Siamo andati a prenderlo. Quindi anche tu, non so se vuoi fare la stessa fine. No, io non voglio fare la stessa fine. Però, scusa, non è normale esprimere una propria opinione su un qualcosa che si ascolta. Cioè, nel senso, la musica è bella perché è diversa, ovviamente abbiamo dei gusti diversi anche. No, ma allora, se tu dici una cosa giusta, siamo tutti d'accordo. Se tu invece commenti il miglior album dell'anno dicendo che fa cagare, stai dicendo stronzate. Pussy, non ti devi permettere. Non sto ridendo, Pussy. Io non so se stai scherzando o meno, Non... sinceramente. Allora, Pussy, mi... allora, sto ridendo, Pussy. Non sto ridendo. È il miglior album di A me sempre. fa ridere, non ci posso fare nulla. Allora, io conosco un paio di amici tuoi che conosco che mi hanno detto che tu canti le mie canzoni sotto doccia, a letto e tutto il giorno. Tu sei un mio fan. Sei un mio fan, Pussy. Sei un mio fan. Ma chi ti ha detto che ascolto le tue canzoni sotto la doccia? Allora, io conosco gente dei tuoi amici che io conosco mi hanno detto questa cosa qua. Che tu ovviamente su internet fai tutto quello che è, ma appena spegni il cellulare vai ad ascoltare le mie canzoni su YouTube, ovunque, ovunque. Posso dirti una cosa sincera? La Dimmi, dimmi, Puss. canzone che mi ascoltavo volentieri tua era Pasta col tonno, poi basta. Non solo, Pussiluma, anzi, Pussidose, scusa. Non solo, di la verità, Pussy. Tutte le canzoni, ma anche questo nuovo album, li ascolti, mi hanno detto, Pussy, di la Ma verità. allora, siccome non è la prima volta che faccio delle reaction su YouTube dove ascolto album musicali, sia che fanno cagare sia che non fanno cagare, ho semplicemente fatto una reaction al tuo album che è uscito da poco e semplicemente ci siamo accorti che ogni singola canzone tu metti una frase e poi la ripeti di continuo. Tipo? Non mi ricordo il testo delle canzoni, tipo. Come non ti ricordi? Ascolti tutti i giorni, come fai a non ricordarlo, Pussy? Ascolti tutti i giorni. Non è vero che ascolto tutti i giorni. Ti sto dicendo che assieme a questo mio amico abbiamo ascoltato questo album e sinceramente ci aspettavamo qualcosa di meglio perché hai tirato fuori delle canzoni secondo me migliori nel corso di questi anni. Quindi tu realmente pensi che Spaghetti allo scoglio, che è la miglior canzone dell'anno, faccia schifo, Pussy? Tu lo pensi davvero? Globalmente l'album fa cagare, globalmente. Dunque anche Spaghetti allo scoglio. Dunque anche... Non sto ridendo, Pussy. Dunque anche Spaghetti allo scoglio. Viene da ridere, ma mi dispiace. Poi volevo chiederti una cosa. Questa è la prima volta che reagisci a una mia canzone o ne hai già fatte? Ho reagito anche alla canzone che avevi realizzato proprio con Ilias Maluma. Ah, quindi tu da Pussy hai reagito a un'altra canzone. La canzone in cui quell'altra Pussy ha cercato di rubarmi. E cosa ne pensi di Pizza invece? Ma io, no, io dicevo quella canzone lì, quella canzone lì, non l'avete fatta assieme, scusa. Allora, essendo una Pussy come te, Pussiluma, allora, lui era l'ospite della canzone, cosa che non dovevo fare perché mi ha rovinato la canzone. Se tu hai sentito bene la canzone, vedi che la sua parte fa cagare.
Allora, dopo che la canzone ha fatto successo, ha cercato di rubarmelo. Allora ho dovuto pagare più di 5 milioni per avere la canzone. Come al solito. Ma con lui ho sistemato. Ok. Mi devi dire cosa ne pensi, visto che hai fatto la reaction della canzone, perché io non ho visto quella reaction. Io posso dirti, allora, prima di dirti veramente cosa ne penso, io vorrei capire, con queste canzoni qui, cioè queste canzoni qui non sono fatte appositamente in modo trash per cercare di avere un riscontro. Allora, Pussidose, non ti permettere di dire che è trash il mio flex. Nulla non ho detto. Allora, ti posso fare io una domanda ora? Sì, certo. Prima di me, hai mai visto uno buttare più di 5.000 nel cesso? Ah, tu hai buttato 5.000 euro nel cesso? Corretto. Sono... Allora, appena finiremo la diretta qua, sia qua che su Twitch, vai okay. Su TikTok a controllare. Sono stato il primo a buttare più di 5.000 nel cesso. E primo a far uscire una canzone spaghetti allo scoglio. Ma sai cosa ti dico? Cioè, allora... Sono il primo a farlo, non è uno scherzo, quindi non è fatta apposta. Ma sono il primo a farlo. Ascoltami, anche se hai la possibilità di buttare 5.000 euro nel cesso, secondo me è comunque a prescindere un gesto stupido, cioè che potevi anche non fare, cioè nel senso non chiunque, però molte persone hanno la possibilità di buttare 5.000 euro nel cesso, ma non lo fanno. Cioè non è una cosa comunque intelligente, cosa ti devo dire? Bravo che l'hai fatto. Molte persone tipo... Pussiluma, io sono... molte persone tipo... Anch'io posso permettermi di buttare 5.000 euro sul cesso. Non che pare, Puss. No, non è vero, non che pare. Stai dicendo, allora, stai cheppando ora, non è vero. Se potevi farlo, lo facevi, sono il primo a farlo. Sono l'unico il primo a farlo. Soldi che guadagno, io non li butto via così. Allora, io ho buttato... Poi tu ne hai tantissimi, cioè io sono contento per te. Allora, io ho buttato 1.000 euro in mare l'anno scorso. Allora mi hanno sfidato, allora ho mangiato più di 2.000 col pollo, ho sempre buttato. Quest'anno per superare, per andare contro la gente che mi diceva sempre ma sei mollo, non ce la fai, allora ho buttato 5.000 nel cesso. Il prossimo sto pensando di buttare più di 10 o 20.000 in mare. Quindi anche questo. Allora io, anzi... Ma con queste cose non riesco a capire cosa vuoi dimostrare, che c'hai il cazzo più lungo degli altri sostanzialmente. Anche questo. Puss, vedi che mi segui, quindi sai le cose. Vedi che mi... Allora, io ripeto, degli amici che conosco dicono che tu sei il mio fan. Canti le mie canzoni tutto il giorno. Tu mi segui, Puss. Di la verità, mi segui. Devo dirlo davanti a tutti, sono un tuo grandissimo fan. L'hai ammesso, Puss. Il prossimo passo è ammettere che Spaghetti allo scoglio è la miglior canzone di sempre. No, sai cosa ti può... Però su una cosa veramente posso farti i miei complimenti sinceri. Nessun altro in Italia, probabilmente, facendo questo tipo, sarebbe durato così tanto tempo. Ma sai perché, Pussi? Sai perché? Perché sono il primo... Ma è un complimento. Ma chiaro, tu dovresti farmi tutti i complimenti possibili, perché io sono... Allora, io sono il primo e il migliore, chiaro. Allora, Pussi, ascoltami. Sai perché? Perché sono stato il primo a flexare e sono il primo a fare un sacco di cose. Come ho appena citato, il primo a buttare... Adesso, appena finiremo questa diretta qua, quante persone ci stanno? 15.000? Andranno tutti a buttare soldi in eccesso. Perché? Perché mi vogliono copiare! Non credo che lo facciano, ma chiederei a chi ci sta seguendo in questo momento di non buttare nemmeno un euro nel cesso. Quindi io ho un pensiero contrapposto rispetto al tuo, non posso farci nulla. Quindi allora devi ancora comunque dirmi cosa ne pensi della canzone che hai reagito pizza, no, che l'ho visto. L'album fa schifo, bro, fatelo dire, l'album fa schifo. Non ti offendere, ma fa schifo l'album, non ci posso fare niente. E di pizza invece? Ma quindi ci tieni tantissimo alla canzone pizza? Perché l'altra Pussi ha cercato di rubarmela. Non so se ti ricordi tu. Sì. Pussiluma. Secondo me sono un po' tutti sempre su quella falsa riga le tue canzoni. Non ti devi offendere, è un parere. Cioè, è normale che tu abbia persone che magari pensano che la tua musica sia bella e altre pensano che sia brutta. Cioè, non ci possiamo fare niente. Sì, ma un conto è dire una cosa che faccia schifo veramente, un conto è invece dire minchiate, Pussidose, non so se hai capito. Ma quindi tu pensi che le tue canzoni siano le migliori, sostanzialmente? Allora, io penso che da pasta col tonno, anzi, da mi faccio una sega, pasta col tonno, non pago affitto, a spaghetti allo scoglio, sono le migliori canzoni di sempre, chiaro!
cioè con i titoli hai vinto, perché i titoli sono incredibili. Poi la realizzazione. Io posso chiederti una cosa, ma quando andate in studio a registrarla? Cioè, siete tutti presi bene, quindi. Allora, tutti chi? Pussi. Io sono da solo quando canto. E ti dico anche una cosa, io non scrivo. Cioè, nel senso, di solito quando magari si va a registrare, sostanzialmente. Voi anche quando cantate Pasta col tonno, che magari in sé l'oggetto della canzone è un oggetto frivolo, ma voi vi prendete bene comunque? Ti posso fare una domanda? Tu, quando, ti piace la pasta col tonno? Molto. Ecco, quando la mangi triste o gasato? No, è buona. Cioè, non è che sono gasato, mangio semplicemente la pasta col tonno. Però non sei triste. No, non Quindi sono. io quando la canto, essendo che mi piace anche la pasta col tonno, a parte che non scrivo, quindi io vado direttamente accendo e registro, perché sono il primo a farlo e faccio così. Mentre la canto, è ovvio che sono gasato. Cosa pensavi? No, non so, cantando pasta col tonno, cioè di solito magari, che ne so, un rapper flexa i gioielli, tu flexi la pasta. O Perché sono il primo a farlo. gli spaghetti allo scoglio, capito? Cioè, Corretto. non sono delle cose da Ma poi, flex. allora, ma poi chi era il tuo amico vicino a te che ti dava ragione sul fatto che faceva cagare? Chi era il tuo amico? Manu, si chiama, probabilmente sta anche guardando questa diretta. Allora io ti Devi dico dirgli una qualcosa. cosa. Ti dico una cosa. Tu e lui sicuramente, perché ho visto anche, ricordo anche quando reagivate anche a Scopami e Maradona, che eravate lì che ballavate. Ora tu negherai qui, ma io ripeto, conosco della gente che ti conosce e mi dicono che ascolti le canzoni tutti i giorni, le balli sotto doccia, a letto le canti tutti i giorni. A letto A anche. letto anche canti le mie canzoni. Ma non è così, non è così. Cioè, allora, ti ho detto, Pasta col tonno è stata un po' la canzone della mia infanzia. Quanti anni fa l'hai fatta Pasta col tonno? Allora, Pasta col tonno sarà uscito nel 2013, quindi 21, quasi 10 anni, pus, quasi 10 anni. 10 anni fa avevo 16 anni, quindi sì, in quel periodo me l'ascoltavo, me la.